Ferdinando Vito Francesco Jolly dell'audace Cerignola, perché mister Dino Bitetto ti ha impiegato in più parti del campo, così come insomma è accaduto più volte nell'arco della tua lunga carriera. Dicevamo, uno degli ultimi arrivati, sicuramente c'è tanta attesa per quello che sarà il super match di domenica a Taranto. Come arrivate a questo derby importante? Ma arriviamo bene a livello sicuramente fisico e a livello mentale, perché arriviamo da 4 vittorie consecutive e quindi arriviamo consapevoli di essere una grande squadra, un gruppo compatto. È una partita importante sicuramente, quindi in un momento magari cruciale della nostra stagione, quindi speriamo di portare a casa qualche punto. Dall'alto della tua esperienza, com'è che vanno affrontate queste gare, anche in virtù di quello che sarà il grande pubblico presente allo Iacovone di Taranto, e da una parte e dall'altra, perché i cerignolani ci saranno e non faranno mancare il loro supporto, così come hanno fatto sino a questo momento? Ma sicuramente i tifosi non mancheranno e ci daranno il loro supporto come sempre in ogni partita hanno fatto. E queste partite bisogna affrontarle in maniera intelligente e non perdere la testa e cercare di rimanere sempre in partita. Chi meglio di te, che come dicevamo sei uno degli ultimi arrivi, ci può testimoniare di quello che è lo stato mentale di salute dell'audace Cerignola, al di là di quel che si vede sul campo la domenica. Che gruppo hai trovato? No, vabbè, è importantissimo arrivare come siamo arrivati noi, quindi questo ce lo siamo guadagnati col tempo e con sudore. E ho trovato un gruppo già abbastanza coeso, compatto, quindi mi sto trovando bene, quindi non devo aggiungere altro, è già una squadra formata per arrivare in vetta, quindi speriamo che il proseguo continui come sta continuando, ecco. Tanta concorrenza in ogni reparto, che cosa ti senti di dire al pubblico, insomma, che da casa ci sta seguendo, rispetto a quello che è un match importante e che viene vissuto in maniera particolare da loro? Sì, c'è tanta concorrenza, ma purtroppo per fare dei campionati importanti Bisogna metterlo in conto. ci vuole la concorrenza. Siamo giocatori che importanti, chi sta in panchina dalle volte non merita di stare in panchina, però per fare dei campionati importanti purtroppo bisogna fare una squadra così. E, niente, ripeto, è una partita importante in un momento particolare dove se ne usciamo bene potrebbe essere una cosa importante per noi. Grazie, grazie a Grazie a Ferdinando voi. Vito Francesco. Grazie.